promuovendo e continueremo a proporre anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, questa iniziativa di Spezia, che parte dalla necessità di raccontare la nostra richiesta, la nostra opposizione alla richiesta di archiviazione sulla vicenda di Pitelli. È molto significativo perché Spezia, lo hanno detto loro, ma lo dico anch'io, diciamo, da un osservatorio diverso e più nazionale. È vero, cioè, Spezia è uno degli epicentri di quel terremoto nazionale che dura da 30 anni, che vede alcune aree di questo paese oggetto, diciamo, di un terremoto fondato sulle illegalità ambientali, sulla gestione non corretta dei rifiuti, sui traffici dei rifiuti, sulle navi dei veleni. E questo porto ha avuto le relazioni delle commissioni parlamentari inchieste sul ciclo dei rifiuti che si sono succedute dal 95 a quest'anno, o le pagine dei nostri rapporti sulle ecomafie che scriviamo da 20 anni, raccontano di come questo porto sia stato un porto importante in quello scacchiere. Spezia è uno degli epicentri nazionali diciamo, delle mancate politiche ambientali, perché il tema delle bonifiche, ad esempio, che citava Marco Grondacci nel suo intervento, fa di Spezia non l'unico, perché purtroppo Spezia è in buona compagnia. Uno degli esempi di come situazioni ambientali molto gravi, necessità di fare bonifiche, Spezia è stato uno dei primi 15 siti di interesse nazionale da bonificare. Nel 98, sono passati 15 anni. Negli Stati Uniti in 15 anni ne bonificano 500, 400 di siti come questi, come quello di Spezia. E noi invece in 15 anni, dal 98 ad oggi, abbiamo censito 57 siti di interesse nazionale da bonificare. Ne abbiamo più o meno bonificato uno, che è l'Acna di Cengio, tra l'altro, insomma, con una bonifica, diciamo, forse parziale, visto che riguarda soprattutto il sito industriale e meno la Val Bormida, che era stata inquinata da quelle attività.